Il Casentino è una bellissima valle della provincia di Arezzo, in Toscana. Terra di boschi, di storia e di leggende. Oggi vi parlerò di 5 leggende del Casentino. Nel Casentino, una delle leggende più famose è quella della vedova nera dei Conti Guidi. Matelda era una nobildonna che venne fatta sposare con uno dei Conti Guidi, un signore temuto che spesso si assentava per combattere. La nobildonna era corteggiata da molti ragazzi e si dice che ella avesse numerosi amanti che riceveva quasi ogni notte. Per non lasciare tracce, Matelda diceva ai suoi amanti di lasciare all'alba il castello, passando da un passaggio segreto nei sotterranei. In realtà, in questo passaggio buio c'erano lame e trappole e nessuno riusciva a sopravvivere. Le misteriose scomparse, però, insospettirono gli abitanti del borgo e alla fine, scoperta la verità, decisero di assaltare il castello di Poppy durante l'assenza del marito di Matelda. Gli abitanti rinchiusero Matelda nella Torre dei Diavoli, fuori dal castello, dove morì di sete e di fame. Si dice che il fantasma di Matelda attenda ancora i suoi amanti. Sul castello di San Niccolò si racconta una leggenda. Si dice che gli abitanti del posto, un tempo, cercarono di costruire il castello sul poggio di Ghianzuolo. Questo colle era però infestato dal diavolo e nemmeno il sacerdote riusciva a scacciarlo. Il diavolo impediva la costruzione del castello e gli abitanti non sapevano più cosa fare. Un giorno, un pellegrino consigliò di portare una reliquia di San Nicola sul colle. L'idea venne accolta con ottimismo, per cui gli abitanti si unirono in una processione. Il prete riuscì ad esorcizzare il diavolo, che in forma di capra urlò e si dimenò su un masso. La potenza del diavolo fu tale che egli lasciò le impronte degli zoccoli sul masso. Proprio sulla roccia, gli abitanti riuscirono a costruire il castello di San Niccolò, dove ancora oggi è possibile vedere l'impronta del diavolo posta in alto. Ai piedi della torre più alta del castello di Romena, vicino Pratovecchio, c'era una chiesa con una cappella. Si racconta una bellissima leggenda su questo posto, una leggenda che vede come protagonista un contadino ubriaco. Una sera, un contadino di nome Brunaccio bevve troppo e sulla via per ritornare a casa si ritrovò a passare dalla chiesa. Reggendosi alle mura della cappella per non cadere, notò che la porta della cappella non era chiusa a chiave. Entrò e si addormentò davanti al pulpito. A mezzanotte sentì i rintocchi della campana. Stava per avvenire la messa di mezzanotte. Brunaccio si alzò con fatica e il sacerdote, arrivato all'altare, chiese «Chi me la serve?», cercando un chierico che lo assistesse. Brunaccio si alzò e, senza riflettere, pensando si trattasse di una messa mattutina, si propose come chierico. Indossò la tonaca e assistette il prete, fino a che non cominciarono a passare gli effetti dell'ubriacatura. Lì cominciò a rendersi conto di ciò che stava succedendo e capì che la chiesa era deserta e che si trattava di una messa di mezzanotte. Ad un certo punto, il prete disse «Lite missa est!». Detto questo, le candele si spensero come per magia e il prete svanì nel nulla. All'inizio Brunaccio pensò di aver sognato, ma era troppo strano, soprattutto il fatto che la messa fosse stata fatta in onore di un'anima ben precisa. Andò a dormire e il mattino successivo raccontò tutto al cappellano delle torri. Il cappellano lo ascoltò e gli disse che quel prete era l'anima di un suo predecessore. Quella chiesa aveva l'obbligo di celebrare le messe in onore delle anime dei benefattori e il suo predecessore era morto prima che potesse assolvere uno dei suoi doveri. Il suo fantasma era quindi condannato ogni notte a mezzanotte a tentare di celebrare la messa. Fortunatamente, quella notte, aveva trovato un chierico ad assisterlo ed aveva quindi potuto effettuare la messa. Brunaccio, senza saperlo, aveva aiutato l'anima del sacerdote a passare oltre. Una leggenda narra che sulle Alpi di Catenaia, in Casentino, vi è un punto in alto detto Cardetto. In questo punto sarebbe presente una grotta dove vivono le fate. Una di queste si innamorò un giorno di un contadino che ricambiò i sentimenti, ma c'era una terribile maledizione che aleggiava sulla fata.
La poveretta si trasformava ogni 3 giorni in un serpente e rimaneva in questa forma per altri 3 giorni. Quando il contadino lavorava e lei era sotto forma di serpente, non potendo stargli lontano, strisciava nel solco che egli scavava per rimanergli accanto. Un giorno il contadino dovette assentarsi, per cui incaricò il fratello di continuare il lavoro, raccomandandosi di non molestare il serpente che seguiva l'aratro. Il serpente si accorse ad un certo punto che il contadino davanti non era il suo amato, ma un'altra persona, così spalancò la bocca minacciosamente e il fratello reagì colpendolo e facendolo fuggire. Quando il contadino tornò, non riuscì più a ritrovare la fata. La chiamò disperatamente per molto tempo, ma lei non tornò più. Il contadino decise comunque di rimanerle fedele per il resto della vita e scelse di morire nel sonno, davanti alla grotta delle fate, laddove l'aveva conosciuta. Vicino al passo della Calla c'è un acquitrino chiamato la Gorga Nera. La leggenda narra che proprio in questo luogo sia nato il Badalischio, una creatura mostruosa simile al basilisco. Si dice che il suo alito sia velenoso e che i suoi occhi siano in grado di paralizzare. Questo mostro si nasconderebbe in una località vicina chiamata Fossa del Diavolo.